Piantagione di marijuana in un bosco a Rocchettavara con 22 piante di oltre 2 metri d'altezza, un arresto e 2 denunce. Politica in allarme per la cancellazione da parte del governo dei 17 milioni per i quartieri del Levante Spezzino. Consegnato questa sera il premio Porto Venere Donna a Pia Donata Berlucchi della storica azienda vitivinicola. Nuova tappa a Spezzina per i giovani in pellegrinaggio verso l'incontro con il Papa, oggi al Santuario del Mirteto. Domani San Lorenzo, occhi puntati al cielo, e domenica la scoperta di stelle cadenti e pianeti con gli astrofili. Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TLS Giornale. Apriamo questa sera con la cronaca, una piantagione di marijuana con 22 piante alte oltre 2 metri è stata trovata dai carabinieri all'interno di un bosco a Rocchettavara. Da tempo i militari avevano notato movimenti sospetti intorno a quella zona. Ieri sera al tramonto si sono appostati e hanno trovato i responsabili che stavano irrigando. È stata arrestata la proprietaria del terreno, una ragazza di 21 anni alla quale sono stati sequestrati anche 8 grammi di semi di canapa indiana, 2 bilancini e materiale per il confezionamento. Denunciati per concorso nel reato di produzione e traffico di stupefacenti, un 34enne spezzino già noto alle forze dell'ordine e un 24enne romeno residente in provincia. E ieri i carabinieri di Rio Maggiore sono intervenuti in una struttura ricettiva in cui era ospitata una famiglia francese composta da padre, madre e figlia. L'uomo, un 37enne in evidente stato di ubriachezza, dopo aver danneggiato alcuni arredi, aveva aggredito la convivente costringendola a fuggire in strada con la figlia minorenne. È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, oltre ad essere multato per ubriachezza molesta. Le vittime dell'aggressione sono state indirizzate ai centri antiviolenza della provincia. E ancora una notizia di cronaca: si era agganciato abusivamente all'acquedotto. Parliamo di un uomo di 43 anni che è stato arrestato per furto d'acqua a Luni. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di un controllo. È emerso che l'uomo, a cui era già stato chiuso per morosità il contatore di un appartamento di sua proprietà ubicato a Luni, ha reiteratamente rotto i sigilli riallacciandosi abusivamente alla rete idrica. Denunciato già una prima volta, infatti, aveva nuovamente effettuato l'allaccio abusivo nel giro di 24 ore. Ed è stato arrestato ed è comparso stamani in tribunale per la direttissima. Il decreto mille proroghe cancella le risorse che erano previste nel bando periferie, una notizia che ha allarmato il mondo del politico spezzino. Nella nostra città erano infatti attesi 17 milioni di euro per gli interventi nei quartieri del Levante, cui si sarebbero aggiunti quasi 60 milioni di investimenti da autorità portuale e privati. Sentiamo le reazioni nel servizio di Laura Ivani. Periferie. Il decreto mille proroghe cancella le risorse messe a disposizione dal bando periferie, un colpo di penna che costerà alla Spezia milioni di euro. Oltre 17 richiesti dal Comune per il progetto di riqualificazione dei quartieri del Levante, soldi cui si aggiungevano circa 57 milioni forniti da altri enti e da privati. La Lega, oggi forza di governo, butta la palla nel campo del PD e di Renzi, spiegando che le risorse, 111 milioni solo per la Liguria, fossero una bufala certificata da una sentenza della Corte Costituzionale. I parlamentari liguri Rixi e Pucciarelli affermano che il governo attuale ha rimediato, votando al Senato all'unanimità un emendamento che ha liberato 2 miliardi di euro bloccati dalla precedente finanziaria. Un appello ai deputati liguri è stato invece lanciato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per rigettare l'emendamento inserito nel decreto mille proroghe, perché non si congerino né si rinvino gli investimenti stanziati. Per Peracchini, infatti, anche spostare i finanziamenti a dopo il 2020 sarebbe un grave danno economico. Intervengono anche le opposizioni che fanno capo a PD, Leali a Spezia, Partito Socialista, Spezia Bene Comune, Spezia Bella Forte Unita, Avanti Insieme, che criticano il generico appello bipartisan di Peracchini. Forse il sindaco, dicono, attende che qualcuno da Genova gli suggerisca cosa fare per non intaccare i già precari rapporti della sua maggioranza.
Ci aspettiamo, proseguono, che anche le componenti locali del Movimento 5 Stelle escano allo scoperto e dicano se stanno dalla parte del nostro territorio o se sono supine alle logiche dell'alleanza di governo. Necessario un confronto con il governo, dice il presidente della Regione Liguria Toti, che parla anche di inutili allarmismi. Se venisse confermata la notizia di un blocco dei fondi periferie da parte del governo giallo-verde, sarebbe per La Spezia un duro colpo. Così l'ex vice sindaco della Spezia Cristiano Ruggia del PCI, che ricorda come a rischio ci sarebbe la realizzazione del tratto fognario pubblico nei quartieri di Fossamastra, Canaletto, Pagliari e Muggiano, e poi il recupero dell'area ex Malco con la realizzazione di un parcheggio e dell'area verde a servizio del quartiere, il restauro conservativo e la valorizzazione del forte di Pagliari, la riqualificazione dell'ex palazzina verde di Fossamastra e le opere di urbanizzazione dell'ex deposito container della Tarros, oltre a nuovi parcheggi per la nuova biblioteca e con finanziamenti per le fasce di rispetto. E sulla notizia del blocco dei 17 milioni del bando periferie intervengono anche i consiglieri Spezzini di Fratelli d'Italia, Sauro Manucci e Maria Grazia Fria. Un fatto grave, dicono, le ricadute potrebbero essere pesantissime. Non possiamo rimanere né fermi né zitti. Siamo in contatto con i parlamentari di Fratelli d'Italia e abbiamo preparato un documento con il quale esprimiamo tutta la nostra preoccupazione, chiedendo al sindaco di agire sui livelli istituzionali competenti. Sulla questione biodigestore intervengono anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Alice Salvatore e Marco De Ferrari. La decisione approvata dal Consiglio provinciale per i consiglieri è confusa e con profili di illegittimità, perché la quantità di rifiuti al futuro biodigestore Spezzino saranno ben più delle 20.000 citate della delibera. La VAS ha bocciato la localizzazione di Boscalino, chiedendo alla provincia di cercare siti alternativi. Inoltre la delibera del Consiglio provinciale Spezzino per superare la bocciatura del parere motivato di VAS afferma che al momento dello svolgimento della VAS non era stata distribuita ai partecipanti tutta la documentazione necessaria. Agiremo nelle sedi istituzionali competenti, compreso il Ministero dell'Ambiente, per annullare questa decisione per tutelare la salute e l'ambiente dei cittadini spezzini, concludono. La replica dell'assessore regionale all'ambiente Giacomo Giampedrone. Dal Movimento 5 Stelle, come sempre, arrivano dei no a tutto, senza che accanto a questi no vengano avanzate delle soluzioni, delle proposte per risolvere eventuali problemi. I documenti dimostrano che non esistono interferenze con la stazione di trasferenza. Viene consegnato questa sera a Pia Donata Berlucchi il premio Porto Venere Donna 2018, giunto quest'anno alla sua 23esima edizione. Il premio viene assegnato dalla Consulta Provinciale Femminile della Spezia ed è un riconoscimento dedicato ad una carriera femminile di eccellenza nazionale e internazionale. Intanto la vediamo, c'è Maria Cristina Sabatini per noi in diretta da Porto Venere con le immagini di Davide Morina che ci rende conto dell'evento. Ciao Maria Cristina. Facciamo partire il collegamento. Chiara, siamo qui, ecco, questa sera a Porto Venere con la premiata della 23esima edizione del premio Porto Venere Donna, e Pia Donata Berlucchi. Buonasera, una grandissima imprenditrice di una delle più importanti case vitivinicole italiane. È dal 2015 che lei è presidente, ma da 40 anni che è amministratrice delegata. E siamo anche con la responsabile, il presidente della Consulta Provinciale Femminile della Spezia, Eliana Bacchini. Ma ci racconti il ruolo delle donne in questi anni che lei è alla guida di questa grande importante azienda, com'è cambiato e quanto sono importanti le donne soprattutto ai vertici dell'imprenditoria? Ma sai, io ho sempre giudicato in maniera estremamente razionale il discorso della donna che diventa, che cambia il suo ruolo unicamente femminile che la storia le aveva assegnato e che lei aveva eseguito. Però ricordiamoci che seppure la donna seguiva questo ruolo estremamente femminile, la stessa donna dietro un passo dal proprio uomo ha sempre dato il suo grande apporto. È
un'altra sua attività importante in questo periodo è nell'ambito del sociale e nell'educazione dei giovani al consumo consapevole del vino, alla conoscenza del vino. Ma in effetti pensavo, guardandomi in giro, che i giovani erano stati avvicinati dai medici che spiegavano loro il pericolo dell'alcol, dalla polizia che spiegava il pericolo degli incidenti, ma sappiamo che fa parte della gioventù e forse anche in questo consiste una delle loro grandi bellezze, il coraggio, la sfida, il non aver paura di niente. Ma mi sembrava che questi ragazzi vedessero il bicchiere solo come una possibilità di sballo, di divertimento anche fuori dai ranghi, perché non avevano nessuna cognizione di cosa c'era dietro. Ed ecco allora che ritorna la mia grande passione, che è un po' sempre stata la storia e la filosofia, il concetto della filosofia greca che chi più sa meno sa, ma chi più sa, diceva sempre Socrate, ha meno rischio di sbagliare. Ed allora facciamogli, raccontiamogli cos'era il vino 6.000 anni prima di Cristo, cos'è oggi, cos'è successo in tutte queste cose e proviamo attraverso la cultura a dare una drizza su come non bere troppo vino. Ed ecco, proprio questo è uno dei motivi per cui la consulta femminile della Spezia ha deciso di premiare la signora Berlucchi. Via Donata Berlucchi, forse è il primo anno che premiamo un'imprenditrice, sono stati tanti i settori da noi premiati, dall'arte alla scienza, alla cultura in linea generale, ma quando premiamo una donna, noi premiamo il valore della donna o nel suo settore specifico, come in questo caso la managerialità, la capacità imprenditoriale di Pia Donata Berlucchi, ma anche l'impegno nel sociale. Sempre è stato uno dei requisiti fondamentali del nostro premio, che è giunto alla 23ª edizione, quindi un premio che ha al suo attivo già un grande passato. E quindi ci auguriamo che anche questa serata sia come quella degli altri anni, magica, bella, tanto da incitare anche tutte le donne a lavorare e a dare il meglio di sé. Grazie, grazie. Grazie Chiara, e da qui, da Porto Venere, è tutto. Alla nostra Maria Cristina Sabatini, che con Davide Morina ci ha dato questa gradita anticipazione della serata che si sta per svolgere a Porto Venere per la consegna del premio Porto Venere Donna. E noi andiamo avanti con le nostre notizie. È stato il santuario del Mirteto a Ortonovo la quarta tappa del pellegrinaggio dei giovani liguri verso l'incontro con il Papa a Roma. Questa sera saranno in seminario a Sarzana e domani sera a Porto Venere. Il servizio con le immagini di Raffaele Maulella. Siamo nella splendida realtà del Mirteto, a Santuario della Madonna del Mirteto, dove davvero un clima bellissimo, si sente anche dalla gioia dei ragazzi. Ci hanno accolto i volontari, gli operatori qui del santuario, insieme ai padri ovviamente che qui abitano, davvero con tanto affetto. Oggi siamo qua in attesa poi di accogliere la testimonianza della Caritas sul prendersi cura, dopodiché scenderemo in seminario a Sarzana, dove passeremo la serata, la cena, poi la penitenziale in cattedrale di Santa Maria a Sarzana, dopodiché si partirà il mattino dopo, venerdì, per andare alla Spezia, giro della carità nei posti tipici della carità della Spezia, dopodiché nel pomeriggio arriveremo alla Terminal Crociere numero 2, dove saremo accolti da un fresco e da una testimonianza molto bella da parte di due persone dei focolarini che ci offriranno una testimonianza sui prossimi beati genovesi e poi anche sulla quella che è l'esperienza di Nuovi Orizzonti. Dopodiché proseguiremo il cammino con il vaporetto e andremo a Porto Venere, dove ci sarà la celebrazione eucaristica, poi il grande concerto dei Gen Verde. Rientreremo al Palazzetto dello Sport, passeremo la notte e poi la partenza alla grande verso Roma tutti insieme per andare dal nostro Papa che ci invita e ci accoglie. Io mi auguro veramente tanto per il percorso che stiamo facendo tutti noi pellegrini, che l'incontro con il Papa sia per noi una risorsa, perché noi tanto dobbiamo imparare la devozione, dobbiamo entrare nella dottica della devozione. E spero anche che il percorso sia reciproco, cioè i vescovi che sono con noi imparino e venga loro suggerito come agire per i giovani. Il Papa ci ha chiesto di andare a Roma soprattutto per
cercare un po' di aiutare soprattutto noi con questo cammino settimanale e poi per la Roma vedere tutta la comunità, tutti i giovani come noi che si radunano per lui, per Gesù soprattutto. Il Papa ci chiama a Roma per pregare per il Sinodo dei Vescovi, quindi ci chiede di metterci attorno a lui non tanto per mettersi in ascolto, ma anche perché noi possiamo pregare per questi vescovi che si incontrano per parlare di noi giovani, per aiutarci a camminare verso delle scelte radicali, no? Dove dobbiamo metterci in gioco con la nostra vita e non solo a parole. Lutto nel Partito Democratico, che saluta uno dei suoi più fedeli militanti, Vado Devoti, storico iscritto del PD di Luni. Vado se n'è andato a 91 anni, uno storico militante anche dell'ANPI, ed è stato un perno, un punto di riferimento per tutta la comunità lunense, anche grazie al suo attivismo nella WISP e nei larci locali. E Vado Devoti è ricordato anche dalla parlamentare del Partito Democratico, Raffaella Paita, come un uomo con un'eterna passione per la politica. È importante rispettare i limiti di velocità non soltanto in strada, ma anche in mare, a bordo della propria imbarcazione. Di questo e non soltanto parla la puntata di questa sera della rubrica Mare Sicuro, curata dalla Capitaneria di Porto della Spezia. Vediamo. Bentornati al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia per la sicurezza di bagnanti e diportisti. Per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgeranno in mare nel weekend, segnaliamo uno spettacolo pirotecnico nello specchio acqua antistante l'abitato di Manarola. Per quanto riguarda il bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF, per tutto il weekend segnaliamo mare poco mosso con brezze costiere dequadranti meridionali ed orientali. Ed ora la parola al comune di prima classe, Lucia Prete, che ci parlerà di velocità di sicurezza in mare. Oggi parliamo della velocità di sicurezza in mare e del corretto uso dei corridoi di lancio. Come è noto, le barche non hanno i freni ed è pertanto di fondamentale importanza regolare l'andatura della propria unità rispettando i limiti di velocità, previsti anche in mare. Molto spesso, infatti, la velocità è la prima causa di incidenti. Il limite massimo di velocità in passaggi stretti nella maggior parte della rada interna del porto della Spezia è di 6 nodi, salvo casi diversamente disciplinati da specifiche ordinanze consultabili sul nostro sito istituzionale della Guardia Costiera della Spezia. Il consiglio è quindi di informarsi preventivamente sui limiti previsti per la tratta di mare che intendiamo percorrere. Chi va per mare conosce la manovrabilità di una barca spinta a 6 nodi, allora in ogni occasione in cui è richiesta prudenza e sempre nei porticcioli e canali, meglio non superare i 3 nodi, così sarà molto più agevole manovrare anche in caso di qualche imprevisto o di pericolo. Non dimenticate inoltre che il limite massimo di velocità previsto è di 10 nodi entro i 1000 metri dalla costa. Per avvicinarsi e partire dalla riva esistono apposite corsie denominate corridoi di lancio, che consentono di evitare promiscuità tra zone frequentate dai bagnanti e quelle riservate alla navigazione. Tali corridoi hanno una larghezza non inferiore a 10 metri, sono delimitati da gavitelli di colore giallo o arancione e sono posti perpendicolarmente alla costa. I gavitelli esterni sono riconoscibili poiché provvisti di bandiere bianche che ne consentono una facile individuazione. All'interno di tali corsie vigono alcune semplici norme di comportamento, quali il divieto di ormeggiare o ancorarsi ed effettuare attività di balneazione. Le unità a vela, comprese le tavole a vela, windsurf, dovranno percorrerli con la massima prudenza. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, dovranno percorrerli a lento moto e non superare i 3 nodi. In assenza di appositi corridoi di lancio, per una balneazione sicura, si ricorda infine che solo i natanti a remi, tipo aiole, pattini, mosconi, pedalò, canoe e simili, previste dall'ordinanza di sicurezza balneare, comunque non provviste di motore, potranno circolare nei 200 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti e collisioni con altri scafi. Grazie Lucia per i tuoi preziosi consigli. E ricordiamo sempre che per ogni emergenza in mare è sempre attivo il numero blu 1530, oppure il numero unico di emergenza 112, gratuiti da telefono fisso e da cellulare. Anche per questa settimana dalla Guardia Costiera è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.
E dal mare passiamo alle spiagge con un altro tema molto caldo in questo periodo, la lotta all'abusivismo che si inasprisce. La Confartigianato della Spezia lancia quindi la campagna "Se compri sei responsabile anche tu". Vediamo. Il fenomeno dell'abusivismo sulle spiagge, in modo particolare quello della vendita di prodotti contraffatti e dei servizi alla persona, come massaggi, tatuaggi, acconciature, sta assumendo dimensioni preoccupanti anche nella nostra provincia. L'allarme è lanciato dalla Confartigianato della Spezia, che promuove una campagna informativa sulle spiagge rivolta ai consumatori, dal titolo "Se compri, sei responsabile anche tu". Spesso alimentiamo mercati che sottraggono posti di lavoro regolari, spiega il presidente di Confartigianato Paolo Figoli. La campagna ha visto il patrocinio della Guardia di Finanza, attiva con i controlli sulle spiagge. Acquistare prodotti contraffatti e massaggi in spiaggia danneggia il consumatore, trattandosi anche di merce di bassa qualità il più delle volte e spesso nociva per la salute. L'abusivismo toglie gettito fiscale allo Stato, aggiunge il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, a discapito di tutti i contribuenti, una beffa per l'impresa onesta che paga tutto, si assume responsabilità nei confronti dei clienti e dello Stato e guadagna meno di chi pratica illegalmente. L'abusivismo, prosegue la Confartigianato, inoltre alimenta la criminalità che sta dietro al fenomeno, creando anche sfruttamento minorile. L'acquisto di prodotti contraffatti e di massaggi in spiaggia è sanzionabile con multe a partire da 200 euro, oltre al sequestro della merce. Le locandine della campagna "Se compri, sei responsabile anche tu" saranno diffuse in questi giorni in tutti gli stabilimenti balneari della provincia e anche attraverso i canali social. Un'iniziativa della Confartigianato in linea con quella del Ministero dell'Interno, che ha annunciato, anche tra le polemiche, una task force con controlli a tappeto sulle spiagge. Prosegue in piazza Matteotti, Sarzana, a tavola la storica manifestazione organizzata dalla CNA, che quest'anno raggiunge la sua 28ª edizione. Ogni sera dalle 19 alle 24 offre la disponibilità di 400 posti a sedere per degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. L'evento è patrocinato dal marchio Artigiani in Liguria, con la finalità di promuovere il valore dei prodotti di qualità della regione. E ancora appuntamenti: domani, venerdì 10 agosto, alle 21:15, concerto per duo, violoncello e chitarra all'oratorio del Santissimo Antonio e Rocco in Piazza Castello a Bolano. L'evento rientra nel cartellone del 24esimo Festival Provinciale I Luoghi della Musica 2018. Per il festival è in programma anche un doppio appuntamento con Popsy Music, con Disco Music anni 80 live, domani sera alle 21:30 a Puglio la di Lerici nel campo sportivo, e poi sabato 11 alle 21:30 in piazza Marconi a Vernazza. Occhi puntati al cielo domani sera per San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. L'Istituto Spezzino Ricerca Astronomica organizza una serata astronomica pubblica domenica in corrispondenza del picco di stelle cadenti in località Viseggi alla Spezia. Sarà possibile raggiungere l'osservatorio grazie ad un servizio di autobus navetta. I dettagli nell'intervista realizzata da Elena Voltolini con le immagini di Sergio Diofili. La notte delle stelle all'osservatorio astronomico dell'IRAS. Che cos'è questo evento e soprattutto quando si tiene? Allora, l'evento si tiene la notte del 12, che è la notte in cui ci sarà il picco delle stelle cadenti, dette Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, presso l'osservatorio astronomico di Monte Viseggi alla Spezia. Ecco, diciamo che cosa sono le stelle cadenti? Allora, le stelle cadenti purtroppo non sono stelle, sono semplicemente uno sciame di detriti che ha lasciato una cometa periodica, la Swift Tuttle, che entrando nella nostra atmosfera ionizza l'atmosfera e lascia le classiche strisce luminose molto belle da vedere. Con i telescopi puntati verso il cielo si potranno però osservare anche altri corpi celesti e altre realtà del cielo, appunto astronomiche. Sicuramente sì. Abbiamo intanto il grande vantaggio che la Luna non verrà a disturbarci con la sua luce. Quindi sarà intanto uno spettacolo meraviglioso vedere le stelle cadenti. In più ci sarà Giove, ci sarà Marte e ci sarà Saturno,
particolarmente importante. Avremo anche la visione di M27, che è una nebulosa planetaria ad emissione, che faremo vedere dalla cupola del nostro osservatorio con il nostro telescopio più grande, un Ricci Chrétien da 400. Una nota tecnica, pratica, come si raggiunge l'osservatorio? C'è una novità su questo? Sì, questa volta anche per il successo che abbiamo avuto nelle serate precedenti, il Comune ci ha messo a disposizione delle navette che partiranno dalle 20.30 alle 21.30, non stop, dal Palasport e porteranno su tutti coloro i quali vorranno partecipare alla serata. Quindi sconsigliamo vivamente di raggiungere il luogo in macchina. E cosa fare il 10 agosto in occasione appunto della notte di San Lorenzo per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti? Ecco alcune idee. A Levanto torna il tradizionale appuntamento con il tuffo sotto le stelle, il cimento notturno in programma venerdì alle 23 nello specchio acqueo antistante lo scoglio della pietra, cura del comune di Levanto, dell'Avis e del consorzio Occhio Blu. Iscrizioni dalle 19 direttamente sulla spiaggia libera con consegna di gadget fluorescenti e dopo la nuotata il party sulla spiaggia concluderà l'evento. Venerdì l'Oasi Lipu Arcola di San Genesio di Arcola organizza l'evento La Notte delle Stelle alle 20, rinfresco a base di melone, anguri e altre specialità. Ognuno è invitato a portarsi le stoviglie necessarie e non usa e getta. Alle 21 la conferenza astronomica della Società Astronomica Lune, introduzione all'orientamento all'osservazione del cielo notturno, riconosciamo le costellazioni e i pianeti. Sarà relatore il dottor Andrea Austi a seguire l'osservazione astronomica con telescopi messi a disposizione dalla Società Astronomica Lune. Si consiglia di munirsi di telo da mare o da plaid e di torcia elettrica. È una grande festa domani sera alla Gira per una serata speciale in occasione del compleanno del leccio secolare divenuto simbolo del locale. La pianta è stata catalogata fra gli alberi monumentali della Liguria dall'apposito censimento effettuato dal Corpo Forestale dello Stato. La manifestazione è in programma a partire dalle 21.15 al cospetto del prezioso Quercus Ilex. Come da tradizione, la cena sarà rigorosamente a base di piatti tipici spezzini proposti come sempre per mantenere il rispetto delle tradizioni culturali e culinarie della città. Sentiamo l'intervista raccolta da Giampiero Pieroni. Tante feste e sagre in città, tra queste una curiosa, la festa dell'albero. Come mai questo appuntamento? Sì, questo è un appuntamento che ormai teniamo io e mia sorella, la famiglia Tartarini, ogni anno da quando la pianta praticamente è diventata un albero monumentale sotto un decreto del Corpo Forestale dello Stato. Praticamente ogni anno noi ci ritroviamo con amici, parenti e logicamente istituzioni del Comune della Spezia per rivivere i piatti tipici del mangiare spezzino, tipo diciamo proprio i ravioli, le acciughe, i muscoli. L'albero monumentale è una quercia ilex ultra secolare ed è molto rara trovarla a questa latitudine, ma qui ha trovato un buon habitat e vi dimora da quanti anni? Ma sotto diciamo il processo di ricerca del Corpo Forestale con il parere di alcune persone che hanno vissuto in altri tempi. Praticamente è riconosciuto, stimato che la pianta oggi abbia 315 anni. Il luogo ameno di quest'albero, ma fa parte ancora della vecchia strada? La vecchia strada logicamente con l'avvento del traforo praticamente ha dato vivacità sicuramente anche alla pianta, perché non soffre più il discorso dei fumi, dei tubi di scarico. Ricordiamo l'evento che si svolge con tre giorni di festa, venerdì, sabato e domenica, è tutto all'insegna dell'amicizia e della buona cucina.
Venerdì 10 agosto alle 21 nella piazza della chiesa di Nicola a Luni, la terza edizione del Portus Lune Art Festival, ad esibirsi nel concerto I Mangiatori di Lotto, il musicista John De Leo. Ed è tutto pronto per la festa della Croce Verde a Borghetto Vara. La pubblica assistenza festeggia anche l'acquisizione ufficiale della sua sede nel centro storico. Vediamo il servizio di Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofili. Questo weekend, sabato e domenica, torna l'attesa festa della Croce Verde a Borghetto Vara e arriva in una settimana particolare per la Croce Verde perché c'è stata un'acquisizione importante. Molto importante per noi perché siamo diventati proprietari della sede dopo tanti anni e siamo riusciti con l'aiuto dell'amministrazione comunale a fare questo passaggio davanti al notaio, quindi dal 7/8/2018 siamo proprietari della nostra sede e quindi festeggiamo anche questa cosa qua, diciamo. Un passaggio importante ed è importante il lavoro che fa l'associazione sul territorio. Circa una quarantina di volontari, quali sono le attività? Le attività sono emergenza-urgenza, che l'anno scorso ne abbiamo fatte parecchie, abbiamo superato tutti i record di tutti gli anni, purtroppo evidentemente succedono queste cose, viaggi programmati e viaggi anche per la popolazione più anziana che ha bisogno di qualsiasi trasporto, di qualsiasi cosa, analisi, quelle cose lì, è una cosa importantissima per la popolazione. Ed è importantissimo sostenere l'associazione anche partecipando alla festa. Allora, entriamo nel dettaglio. Sono due giorni dedicati, naturalmente, alla buona cucina e alla musica. Allora, cominciamo sabato prossimo, 11 agosto, la sera dalle ore 19 nel centro storico. Potrete degustare il menù tradizionale a base di ravioli casalinghi, polenta, sugo di cinghiale, porchetta, asado, dolci. E lo stesso anche la domenica sera, sempre a partire dalle 19 nel centro storico di Borghetto Vara. Vi aspettiamo numerosi. Uno spettacolo mai visto, una magia sull'acqua che riempirà una delle ultime serate estive di festa nel comune di Ammeglia. Si chiamerà Fairy Cubes Cubi Fattati e si svolgerà sul fiume Magra tra le due sponde di Bocca di Magra e Fiumaretta. Fontane colorate, getti d'acqua e fuoco, coreografici a ritmo di musica ed effetti speciali. Abbiamo cercato qualcosa che potesse stupire il pubblico, spiega il sindaco De Ranieri, uno scenario che potesse regalare emozioni nuove a tutti quelli che aspettano impazienti la notte dei fuochi. Lo spettacolo è totalmente ecologico e tutti i materiali utilizzati sono biodegradabili. Appuntamento giovedì 23 agosto e i preparativi sono ovviamente già iniziati. E ora siamo in chiusura con le previsioni meteo per la giornata di domani. Il transito di un fronte sulle Alpi determinerà un aumento dell'instabilità. La giornata sarà segnata da condizioni di spiccata variabilità con possibili temporali sparsi, localmente anche forti, alternate a schiarite a tratti ampie. Sulla costa variabile con possibili rovesci o temporali, umidità su valori alti, venti in prevalenza, deboli o moderati meridionali in serata, rinforzo fino a moderati e rotazione da est-sud-est. I mari saranno mossi, le temperature comprese tra una minima di 23 ed una massima di 30 gradi. Col meteo è davvero tutto per questa sera. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una felice serata. Arrivederci.